Benvenuti a questo video introduttivo sul Level of Detail Expression o LOD. Potete scaricare il workbook con l'esercizio nel link qua sotto per seguire passo passo la nostra esercitazione. Level of Detail Expression, o in italiano l'espressione del livello di dettaglio, permette di calcolare delle aggregazioni ad un livello di dettaglio che non è presente nella nostra view. Diciamo per esempio che vogliamo vedere il profitto medio per paese. Questa mappa è colorata in base al profitto medio e vediamo per esempio che l'Argentina ha un profitto medio negativo di 48 dollari. Come vediamo dal parentesi, 48 vuol dire che è negativo. Se clicchiamo dal menu, se clicchiamo e poi dal menu tool tip andiamo su View Data, questa icona qua, possiamo vedere da dove arrivano i dati. Andiamo sulla tab Underlying. Scorriamo un po' a destra fino a che arriviamo all'order ID e scopriamo che alcuni valori sono ripetuti in alcune colonne. Per esempio, appunto, order ID, vediamo che questi che terminano per 383 sono ripetuti. Ora capiamo meglio cosa mostra la mappa. Il profitto medio mostrato per ogni paese è il profitto medio di tutti gli elementi che compongono quel paese, ovvero è la granularità del nostro dataset. Ma questo è effettivamente quello che vogliamo? Non sarebbe meglio se potessimo trovare il profitto medio in base agli ordini all'interno di ogni paese, anche quando ci sono più elementi identici per ordine? In altre parole, possiamo aggregare fino al livello di ordine per calcolare il profitto? Per trovare il profitto medio in base agli ordini abbiamo bisogno di due cose. Adesso, vediamo qua. La prima è che dobbiamo sommare tutti i profitti per ogni order ID. Poi dobbiamo fare la media di tutti questi valori per ogni paese. Ed è proprio qui che il Level of Detail Expression ci ritorna utile. L'espressione da utilizzare sarà questa qui. Andiamo su Profit per Order ID, clicciamo sulla freccettina e andiamo a vedere Edit per vedere l'espressione che abbiamo utilizzato. Eccola qui. Questa qua tra parentesi graffe con include, che è una keyword, poi Order ID e la somma dei profitti. Andremo ad analizzare la sintassi in un secondo momento. Ricordatevi solo che questa espressione somma tutti i profitti degli order ID, quindi vedete qua fa la somma di tutti i profitti in base all'order ID. Ora dobbiamo fare la media di tutti questi valori per ogni paese e ce ne occupiamo direttamente nella view stessa. Vediamo. Andiamo a fare l'operazione. Allora, prendiamo Profit per Order ID e lo posizioniamo sopra Color in modo da avere, ecco, una mappa colorata in base al profitto. Solo che, come vedete, si sta facendo la somma e a noi la somma non interessa, a noi interessa il profitto medio, quindi questa freccettina di solita, andiamo su Measure e invece che Sum gli diamo Average. Per rendere ancora più comprensibile il dato, andiamo di nuovo su Average Profit per Order ID, teniamo premuto Ctrl e lo selezioniamo e lo spostiamo anche su Label. Adesso vediamo che abbiamo anche dei numeri su ogni stato e non solo il colore. Vediamo subito che qualcosa è cambiato. Per esempio, torniamo sempre sull'Argentina, da quel meno 48 siamo passati a un meno 98. Vediamo quindi le due operazioni una di fronte all'altra, ci spostiamo su questa seconda sheet. Abbiamo queste due tabelle con le barre colorate. In entrambi i gruppi di barre viene mostrata una media, ma le medie vengono calcolate a un livello differente di dettaglio. Per esempio, nella colonna di sinistra il livello di dettaglio è country, quindi farà il l'average profit in base al livello di dettaglio che è il country. Nella seconda, che è la mappa che abbiamo creato appena adesso, il livello di dettaglio sulla destra appunto non è solo il country, ma è anche l'order ID, quindi sono due cose messe assieme. Notate inoltre come non abbiamo aggiunto order ID alla view. Quindi, per ottenere questo risultato, che cosa ci serve? Prima di tutto l'espressione del level of detail che abbiamo ottenuto qui con questa profit per order ID. Andiamo a rivedere e dopo l'analizziamo meglio. Poi ci serve che il campo country suddivida tutti i totali in base al paese.
cioè questa divisione. Infine, che l'aggregazione sul campo sia fatta come media e non come somma. Quindi, come abbiamo già visto, andiamo col tastino destro, major, average, invece che sum, che è la somma. Ora che abbiamo fatto, però, andiamo ad analizzare meglio la expression of level of detail. Andiamo su edit, quindi, e vediamo com'è fatta. Come detto, l'espressione si trova tra parentesi graffe. E la prima cosa che incontriamo è questa keyword, questa parola scritta in viola. Le keyword possono essere di tre tipi: fixed, include, come in questo caso, o exclude. Adesso andiamo a analizzare meglio che cosa fanno ognuna. La keyword agisce direttamente sulla dimensione che inseriremo dopo, che è questa qui. Allora, analizziamo fixed. Fixed cosa fa? Calcola il valore usando specifiche dimensioni senza nessun altro riferimento a nessuna dimensione della view. In questo caso avrebbe fatto solo con order ID fixed. Noi però abbiamo messo include. Include calcola il valore usando le dimensioni specifiche, quindi questa, order ID, in aggiunta a qualsiasi altra dimensione che è presente nella view, che nel nostro caso quindi era country. Quindi agisce tenendo conto di entrambe le cose. Infine, exclude ignora totalmente la dimensione specifica anche se sarà utilizzata nella view. Dopodiché mettiamo i due punti, dopo aver inserito anche la nostra dimensione, e inseriamo l'aggregazione. Nel nostro caso era la somma di tutti i profitti, però può essere chiaramente un average o tutto quello che volete. Nel nostro esempio, con profitto medio per paese, abbiamo potuto usare fixed invece che include, ma solamente ad una condizione, che è quella che se tutti i nostri order ID fossero stati unici a livello globale, siccome gli order ID nei nostri dati non sono unici, ma sono solo per singolo paese, con alcuni order ID usati indipendentemente per diversi paesi, fixed e include avrebbero dato risultati diversi, come è successo. Ma questo perché? Discutiamo su questo terzo sheet per vedere le differenze tra fixed e include. A fixed, come già detto, interessa solo order ID, cioè la dimensione che gli abbiamo messo. Dopodiché somma i profitti degli ordini provenienti da diversi paesi. Fixed, quindi, come vediamo in questo caso, dove gli ordini non sono unici, sommerà gli order ID che sono uguali. Questo qui finisce in 0,51 ed è un ordine che è stato usato sia per il Belgio che per la Francia. Fixed, quindi lui valuterà tutti questi, tutti gli order ID e li somma, non tenendo conto del paese. In questo caso 393 si ritroverà con 8 dollari in meno perché la Francia è negativa. Andiamo a vedere appunto nel risultato fixed, il risultato finale del Belgio è 11.565 dollari, invece include è 573, quindi ci sono 8 dollari di differenza, guarda caso proprio quelli della Francia negativi. Invece, appunto, include li avrebbe separati perché li avrebbe visti come due cose differenti perché li analizza in base ai paesi che sono diversi. Perché appunto include guarda sia l'order ID, che è l'espressione del level of detail, che il country, che è presente nella nostra view. Perciò tratterà questi due ordini, quelli che finiscono per 0,51, che sono presenti sia in Belgio che in Francia, come due cose separate, e valuterà solo l'ordine in base al paese che ti interessa. Ovviamente se gli order ID fossero stati globalmente unici, come le barre che vediamo sulla sinistra, queste qui, che sono unici appunto, fixed e include avrebbero dato chiaramente gli stessi risultati. Per vederlo in un altro modo, con gli order ID non unici globalmente, fixed ignora totalmente la dimensione country e prende la somma per order ID. Include invece divide order in base a come la view è strutturata, quindi nel nostro caso per country. Se sommiamo i due valori per include, questi due, quindi 393,1 meno 7,8, il risultato è esattamente quello mostrato da fixed, questo qua, 385,3.